Angela Velenosi e sono la titolare dell'azienda vinicola Velenosi. Produciamo i vini nella regione Marche e nel sud delle Marche, ad Ascoli Piceno. La mia è una regione poco conosciuta. Io ho fondato questa società nel 1984, quando avevo 20 anni, insieme con mio marito Ercole, che ne aveva 25. E l'inizio della mia storia è stata molto difficile, perché noi abbiamo iniziato senza una famiglia che ci supportasse nel nostro lavoro. Ho iniziato senza la conoscenza del settore, ho iniziato senza risorse economiche e ho iniziato in una regione che non era famosa e che non aveva DOC famose. Noi abbiamo iniziato con il Rosso Piceno e il Falerio dei Colli Ascolani. Le Marche sono una regione poco conosciuta, è una regione che si trova nel centro dell'Italia, che confina al nord con l'Emilia-Romagna, a sud con l'Abruzzo, ad est con il mare Adriatico e ad ovest con l'Umbria e la Toscana. È un gioiellino. Abbiamo una catena montuosa che è l'Appennino, di fronte 180 km di costa, con circa 26 città turistiche, dove durante l'estate trascorriamo del tempo per le vacanze. 70% della regione è collinare, 30% è montuosa e abbiamo 180 km di coste. Ma l'influenza di questa regione sulla viticoltura è data dai fiumi. Voi dovete immaginare che centinaia di fiumi attraversano la regione, nascono dai monti dell'Appennino, attraversano tutta la regione per poi sfociare nel Mar Adriatico. Questo è l'elemento che rende la nostra viticoltura speciale. Perché? Perché durante le estati, che sono molto calde, sono molto torride, i venti che provengono dai Balcani, dal Mar Adriatico, attraversano le valli dei fiumi e abbassano la temperatura attraverso l'umidità durante la notte e quindi noi abbiamo dei grandi sbalzi termici tra il giorno e la notte. Durante il giorno possiamo raggiungere anche i 40 gradi d'estate, ma la notte possiamo anche raggiungere i 20-22 gradi. Ma l'influenza dei Balcani si manifesta anche durante l'inverno. Noi abbiamo degli inverni molto rigidi, abbiamo la neve che fa in modo che i nostri terreni siano idratati e quindi pronti ad affrontare l'estate torrida. Nella mia regione produciamo differenti denominazioni e tra cui le più importanti sicuramente sono il pecorino, l'Offida di OCG Pecorino, il verdicchio, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC classico, ma anche produciamo il Rosso Piceno, che può essere prodotto sia a Rosso Piceno e sia nel sud delle Marche, in 17 comuni, come superiore. Velenosi oggi rappresenta 145 ettari vitati. Velenosi rappresenta un'azienda dove il 70% i vini vengono esportati in 52 paesi esteri e 30% del nostro fatturato è Italia. Oggi è sicuramente una delle aziende più famose e più importanti della regione Marche.
l'azienda ha una bellissima bottaia con oltre 1000 barrique per i vini come Roggio e Ludi e Rosso Piceno Superiore. E i nostri vini vengono stoccati in magazzini con temperature e umidità controllate, e questo ci rendono un'azienda all'avanguardia sia per l'invecchiamento sia per lo stoccaggio dei vini. I vini dell'azienda Velenosi sono vini buoni da morire ed è prodotta in una regione tutta da scoprire, le Marche.